Ha 11 anni di tradizione, consolidata e tutta mirata in una situazione di spazio prettamente giovanile. L'intenzione di quest'anno era di estenderne un po' il significato, la portata, il coinvolgimento, ampliando i pubblici e quindi attraverso la programmazione ad attrarre nuovi spettatori. È stato prodotto questo festival del festival che abbiamo chiamato L'Antro Suono, dedicandolo a quei musicisti che sono importanti per la scena compositiva. Pochi sanno che certi musicisti stanno dietro a grandi nomi della musica, della canzone. E ho avuto la fortuna, conoscendoli per altri motivi, di chiamarli a interpretare nelle grotte un laboratorio intorno alla cultura popolare. L'antro è diventato un laboratorio, una sperimentazione con strumenti, per cui abbiamo chiamato ad esempio Giovanni Imparato, che dalla tamorra ai suoni elettronici sta facendo questa ricerca che sfocia anche nei ritmi caraibici. Quartetto, i Manada Quartet, che dalla pizzica calabrese si sposta verso la musica contemporanea, addirittura utilizzando l'improvvisazione jazz, cioè oltre il jazz in maniera sfacciata. C'era una volta un vecchio che cuciva un sacco vecchio. C'era una volta un vecchio che cuciva un sacco vecchio, ogni tanto menavano punto. C'era una volta un vecchio che cusivano sacco vecchio, ogni tanto menavano punto. E c'era una volta un vecchio che cusivano sacco vecchio, ogni tanto menavano punto, aspettati che muovi lo punto. E c'era una volta un vecchio che cusivano sacco vecchio, ogni tanto menavano punto, aspettati che muovi lo punto. E c'era una volta un vecchio che cusivano sacco vecchio, ogni tanto menavano punto, aspettati che muovi lo punto. C'era una volta un vecchio che cusivano sacco vecchio, ogni tanto minavano punto, aspettate che muovi lo punto.
Luisa Cottifogli, la vocalist di Quinto Rigo, attraverso le immagini dei suoi ricordi di un'Emilia Romagna fatta di contadini e quindi come tale sempre riconducibile grazie all'intervento visual artistico di Andrea Bernabini con la sua voce. Chiusura poi un duo sardo che è alla base del 70% delle produzioni jazz, etno jazz della cultura sarda, che sono Mauro Palmas alla mandola e al mandolino e Gabino Murgia ai sax e soprattutto alle launeddas e al canto continuo di derivazione popolare, proprio di tecnica sarda particolare. Questo è un po' il bagaglio della ricerca.